Ciao a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Tropico 6. Allora ragazzi, nelle ultime due puntate, che sono state in sostanza la prima e la seconda della nostra serie, abbiamo vissuto il tutorial, il lungo tutorial, che però ci è servito a capire una buona parte delle dinamiche del gioco. Beh, oddio, buona parte... forse è troppo, effettivamente sì, è più giusto dire che ci ha dato, diciamo, un'infarinatura delle dinamiche di gioco, d'accordo? E mi è stato, e spero che vi sia stato, molto utile per iniziare a capire i meccanismi su come giocare veramente. Ma adesso è il momento di abbandonare il tutorial per andare verso quella che è veramente la campagna e le varie missioni di Tropico, d'accordo ragazzi? Quindi io direi, nuova partita, sì, missioni. E cominciamo. Allora, penultimo dei Caraibi, la prima avventura in assoluto del presidente in coppia col suo fedele aiutante, penultimo. La storia narra di come i due si sono conosciuti, di una cospirazione omicida e dell'ingegnoso piano di penultimo per finanziare l'indipendenza della nazione vendendo noci di cocco dorate di contrabbando. D'accordo, io direi di cominciare. Vai. Vediamo un po'. Mi aspetto che la prima missione sia comunque tutorialosa, per carità. Però io non disdegno affatto queste cose, anzi aiutano. Mio amato presidente, ti ricordi de Tropico? Splendide palme verde smeraldo, spiagge di platino e mari cristallini, dove il bagliore del sole si riflette come su gioielli e monete d'oro. Sono io, presidente, penultimo, il tuo fedele aiutante nonché primo fan. Ho narrato i tuoi trionfi. Sulla voce non temere niente di scritto. Penultimo non dimentica. A meno che non debba farlo, ovvio. Attardiamoci nel ricordare il passato. E qual ricordo migliore se non quando incontrasti il tuo fedele penultimo, oh incommensurabile presidente. Quel giorno per me è sorto il sole. Molto carina come cosa. Buongiorno. Tu devi essere il nuovo governatore. Io sono Lord Windham, voce della corona. Vale a dire colui che ti comanderà a bacchetta, almeno finché non scadrà il tuo mandato. Onore a Boiarti, di sicuro hai una lunga carriera davanti, non voglio certo dover fare tutto da solo. Cominciamo con una piantagione di canna da zucchero, ti va? D'accordo, dove sono? Ah, ok. Beh... allora, quella è l'isola. Beh, la piantagione di canna da zucchero io la farei un po' lontanuccia comunque. Ammesso che si possa fare piantagione di cocco. Beh, cibo e risorse immagino sia... come diavolo? Estra... ah, ok, allora. Coltivo un certo tipo di raccolti in una zona dei pezzi della piantagione per produrre le merci corrispondenti. Ok, quindi... qui me la fa selezionare un po' come mi pare, ok? La farei un pochettino più lontanuccia, effettivamente, sì, credo che sia la cosa migliore. Ok, vai, andiamo. Strada, strada, strada. Perfetto. Ok, andiamo veloci. Come sapete, a me piace andare abbastanza veloci con questo. Ok, stavolta non facciamo le costruzioni, oppure sì. Dai, costruzione rapida, sì. Iniziamo così, poi vediamo se ci bastano i soldi. Però devo selezionare... ah, piantagione mais? No. Come faccio a cambiare? Ah, oppure varia a seconda del posto. Oddio, questo non lo so mica, sapete? Fatemi un po' vedere. No, aspetta. Ah, che stupido! Vabbè, ho fatto una piantagione inutilmente, però dai, vabbè. Ci tornerà comunque utile, credo. Il mio non notare cose evidenti, guarda, a volte, Ho dei nuovi ordini, e cioè dei suggerimenti. La piantagione procede per il meglio, vero? La natura mi ripugna, però ci si ricava parecchio. Dunque, per ottenere risultati ci serve della manodopera. Per ottenere la cooperazione degli abitanti di questa fogna dovremo offrire loro qualcosa di cui hanno bisogno. Il rum va benissimo, per cui costruisci una distilleria. O esportane un po', già che ci sei, così ci guadagneremo qualcosa.
D'accordo, costruisci distilleria di rum. Bene, bene, bene. Commercio, attenzione, mi dà la possibilità di esportare il rum, giusto? Ah, categoria beni di consumo. Beh, sì, credo. No, aspetta, firmiamo il contratto dopo. Allora, industria, ma distilleria di rum, d'accordo. Facciamola. Oddio, non lo so. Potrebbe pure fare qua, effettivamente, ammesso che ci entri, e infatti non ci entra. Non so, quelle zone mi piacerebbe farle restare un po'. Ah, facciamo così e facciamo una strada. Non so se sto facendo la cosa più saggia, però per adesso preferisco fare così. Ok, perfetto. Vai. Guarda i vari carretti che vanno. Che epoca siamo? Era coloniale. Vabbè, ora siamo ancora piuttosto indietro. Residenziale, facciamo un dormitorio perché tutte queste casupole sono veramente brutte. Inquilini devono essere almeno poveri e inquina poco. Almeno ricchi. Aspetta, i dormitori già ce ne sono parecchi, effettivamente. Mi sa che uno l'ho fatto inutilmente. Allora, i lavoratori stanno arrivando a costruire? Corruzione tale, governatore, che dobbiamo pagare in mazzette per sapere quanto pagare in mazzette. Noi resisteremo, governatore. Niente tasse senza rappresentanti, niente tangenti senza patti chiari, niente corruzione senza discussione. Pretendiamo la legalità nella nostra illegalità. Costruisci biblioteca, va bene, accettiamo, effettivamente. Accetta. Lo avere delle scelte, vero? Scelte come continuare a fare il governatore o iniziare una carriera come spaccapietre. Di sicuro tu vorrai mantenere inalterata la tua situazione, per cui non scordare da che lato hai imburrato il tuo pane, né chi ti fornisce il burro. Allora, quindi, rotta commerciale con la corona e una biblioteca. Allora, media istruzione, biblioteca, genera cultura per lo sviluppo degli strumenti di regime. Ha senso, ha senso. La facciamo, vabbè, io direi qui, effettivamente. Io però non riesco a capire bene come mai non stanno costruendo questa qui. Eppure... Ah, ok, sì. Solo che ci vuole un po'. Allora, rotte commerciali con la corona. E tanto devo esportare il rum, perciò... Aspettiamo un attimino che venga costruita questa... Questa distilleria. Sembra che la tua distilleria sia in funzione. Se posso, governatore, un consiglio. Non assaggiare quella roba se ci tieni alla salute. Me ne sto... Ok, me ne sto alla larga dai cocktail che ti servono sulla tua isola. Troppa noce di cocco. E io sono allergico alla noce di cocco. È uno dei molti motivi per cui odio questo posto. Ok, estendi durata del mandato di 12 mesi? Secondo me è meglio. Vediamo. Per adesso faccio così. Il mio compito è sfruttare al massimo queste insignificanti isole. Minerali, banane, scimmie giganti, dinosauri, qualsiasi cosa abbia un valore. Devi mettere le mani su tutto ciò che abbiamo, qui serve ambizione. Espanditi, governatore, espanditi. Visita tutte le isole e trovami merce da vendere. Ehi, ma mi ascolti? Ho le orecchie tappate. Un porto per i trasporti su ciascuna delle altre tre isole. D'accordo. Allora, manca miscela d'esportazione autentica. Ok. Beh, però, allora, effettivamente che cosa gli serve? Ah, sì, lo zucchero, no? Glielo stanno portando, spero. Sì, glielo stanno portando, perfetto. E a questo punto posso fare una rotta commerciale con la corona. Ah, rum più 20%, addirittura, ok, quindi ho fatto bene a non... A non far... Allora, aspetta, volume 2500, oddio, speriamo di riuscirci. Ok, però rotta commerciale con la corona come si fa? Beh, penso che... Rotte commerciali attive... Esporta rum.
Compra licenza commerciale per 1000. No, vabbè, ma per la corona, cioè, in corso da 17 giorni, esportato 0 su 2500. Vabbè, probabilmente devo completarla. Vabbè. Ma ci sta, insomma. Non è che per caso però devo fare... che ne so... Tipo, turismo, servizi pubblici... aspetta, cibo... No, dov'è? Traffico e infrastrutture... Ufficio per i trasporti... Secondo me... Ah no, aspetta, uno già c'è. Miglioramenti, secondo turno aggiunge... Ah no, servono le guerre mondiali, d'accordo. La però nostra vabbè. Rivoluzione è ancora un po' in sordina, ma con il tuo continuo sostegno, governatore, la gente saprà come farsi sentire. Il tuo aiuto è prezioso, ci impegneremo per rendere più fulgida la nostra disobbedienza. Un sufficiente livello di impegno, un giorno questa ribellione avrà i nostri volti. 10 migati rivoluzionari, 2000 dollari o ottieni un progetto casuale? Un progetto casuale. Progetto ricevuto per teatro, molto bene. Però aspetta, i lavoratori... C'è bisogno di lavoratori? Istruzione necessaria al liceo. Aia. Può essere costruito solo nelle guerre mondiali, vero? Quindi mi sa tanto che devo assumere un lavoratore straniero. Vabbè, facciamo così, va. Che comunque è una buona cosa avercela. La biblioteca. Adesso, che altro devo fare? Porto per i trasporti, la rotta commerciale con la corona sta già facendo. Ma qui un porto c'è. Adesso nelle altre isole. Aspetta, questa non la si considera isola, vero? O sì? Corruzione stale, governatore, che dobbiamo pagare in mazzette per sapere quanto pagare in mazzette. Ok, accetta. Beh, il mais già ce l'ho, mi sa. Ok. Bene così. Ancora tante cose devo capire appieno. Ma vale la pena fare sti cavolo di porti? Vabbè, diciamo di sì. Cioè, facciamo finta di sì. Ok, allora, porto. Ok. Ah, porto per i trasporti, che diavolo sto facendo? No. Questo è male. Annulla costruzione. Viva la rivoluzione! Insieme, il governatore, tu, io e la gente, ribalteremo la situazione. Sappi che apprezziamo quello che hai fatto per noi e ti assicuro che il tutto finirà prima di completare il giro per tornare al punto di partenza, ma possiamo tirare la cosa per le lunghe. 10 immigrati rivoluzionari? No, altro progetto casuale per adesso, vediamo un po'. Progetto ricevuto per circo. Ci piace, ci piace. Dicevamo, un porto per i trasporti, giusto? E magari lo farei qui, ammesso che possa andare bene. Un altro dormitorio è qui. Vabbè, ho fatto proprio male a fare il dormitorio. Ah, no, aspetta, 5 su 6, residenza. No, tutto sommato invece ho fatto bene, perché sono sparite le capanne. Quasi. Bene, se necessario, sono al verde questi qua. Ma ci vuole un pochettino di calma. Allora, sì, ma la rotta commerciale con la corona, la sto già... Cioè, già c'è. O no? Offerte rotte commerciali, già l'ho fatta. Già l'ho fatta con la corona, ce l'ho. Giusto? Ah, 500 su 2500... Vabbè, ok, quindi non è ancora completata, mi stavo iniziando a preoccupare. Porto per i trasporti. Va bene così. Sì, direi di sì. Possibilmente con una strada. Allora, lo so che le strade si possono piegare, ma io preferisco farle abbastanza schematiche perché mi è più facile pensare al totale poi della città. Riesco a pianificare mentalmente meglio, insomma. In dormitori c'è ancora spazio? Sì, tecnicamente sì. La corruzione stale, governatore, che dobbiamo pagare in mazzette per sapere quanto pagare in mazzette. Ok, beh, continuiamo perché comunque il mais lo produco. Va bene, così sia. Allora, porto per i trasporti, uno lo stiamo facendo adesso e quello sulle altre isole credo, sì, vabbè, uno va sicuramente qui. Aspetta, ricerca. Ah, 231 produzione di coltura. Servizi per imbarcazione avanti. Ah, qui devo scegliere.
Non lo so. Biblioteca, circo. Ah, aspetta, forse. Una ricerca devo farla comunque. I bambini non vengono considerati per calcolare il benessere economico di una famiglia. Ma secondo me ha senso. Va bene. Uno è stato fatto, credo. No? Forse sulle altre isole vale. Vabbè, allora, comunque, uno quasi sicuramente è qui. Porca miseria, guarda, sta cosa che non mi fa zoomare. Facciamo un po' la costruzione. Ah no, vabbè, stanno arrivando i lavoratori per costruire. Ma con cosa arrivano? Viva la rivoluzione! Insieme. Va bene, va bene. Altro progetto casuale. Mi piace. Che diavolo di barchette sono? Ah, sì, va bene. Ok. Ha senso. Vediamo se vale. Sì, vale. Vale come? Sì, non è collegato a una strada, ho capito, ma non so che cosa farci poi con questa strada. Vabbè. Intanto l'ho fatta. D'accordo, allora, quest'isola è collegata, quindi dai, ho capito, devo davvero farlo da tutte quante le parti. Ok, così sia. Ah, quello SOS è scritto, l'avevo visto già prima. Va bene. Non so bene che funzione possa avere, ma magari per l'immediato futuro. Stanno andando a costruirli. Allora, come procede la rotta commerciale con la corona, però? Che questo un attimino mi sta... Miglioramenti? Fondi di rum, riduzione del consumo di zucchero 25%. Va bene, sì, dai, facciamolo. Ma giusto... Ah, il mare è salato e crudele. Brucia i polmoni del giovane penultimo. E la sensazione non è per niente piacevole. Grazie a te sono libero dalla morsa del destino. Sei un grande leader? Se così fosse, sarebbe un onore dedicare la mia vita a sostenere te, il tuo regime e le tue fortune. Perché io sono penultimo, il miglior assistente che si possa desiderare. Immagina la mia gioia nel tornare su un'isola con edifici in mattoni e servizi igienici al coperto. E nel poter parlare con qualcuno che non sia... una noce di cocco. Vabbè, quindi in sostanza quell'SOS era lui. Ok, va bene. Governatore, sento un desiderio irrefrenabile di aiutarti. Così, come se ce l'avessi proprio nel sangue, non letteralmente intendo. Piuttosto suggerisco di utilizzare la mia immensa esperienza con le noci di cocco per assicurarci che vengano spedite con la massima efficienza. È un porto per i trasporti con il potenziamento Mossi. Stai andando benissimo, governatore. Già che ci sono... Non è che durante i tuoi viaggi hai visto dei depositi di preziosi? Oro, magari? No? Sicuramente no, altrimenti me l'avessi fatto sicuramente sapere, considerando quanto una tale notizia mi farebbe felice, o quanto mi faccia arrabbiare la tua inettitudine. Estensione del mandato, dai, perché no? Shh, mio governatore, dobbiamo parlare. Ma a bassa voce. Le pareti hanno orecchie, però non troppo bassa. Altrimenti non ci sentiremo e finiremo per non capirci. Abbiamo trovato l'oro. La corona lo reclama, ovviamente, ma potessi contrabbandarne, esportarne un po' per finanziare la lotta per l'indipendenza. Conosco per caso alcuni esperti del settore. Pensaci, governatore, la gente già sussurra di una rivoluzione e i toni si fanno sempre più accesi. Allora, possiedi miniera d'oro, costruisci covo dei pirati e completa il raid contrabbando d'oro. Ok, nuovo raid disponibile, una schermata raid per il covo di pirati una volta costruito l'edificio. La corruzione stale, governatore, che dobbiamo pagare mazzette per sapere quanto pagare mazzette. Ok, accetta. Ma una taverna già non ce l'avevo io? Mi pareva di averla vista. Ah, forse un'altra. D'accordo, allora, facciamo le varie cose. Sbagliato. Scusa, intrattenimento... Ah, no, di lusso, scusate, sì, giusto. Una taverna io la farei qui, onestamente, perché vicino ai dormitori è meglio così. D'accordo. Sì, qui effettivamente ci vorrebbe un pochettino più di...
Più di zucchero. D'accordo. Allora, fermi tutti, perché devo fare tutte cose che richiedono un pochettino di pazienza. Vediamo. Ah, aspetta. Qui il potere... Mozzi, 1200, aggiunge 6 lavoratori. Bam. Ok, questo già lo dovevo fare e me lo ricordo. Qui stanno costruendo la taverna, va benissimo. Ah, posso, già fatta. Viva la rivoluzione! Insieme, il governatore, tu, io e la gente, ribalteremo la situazione. Ok. I soldi vanno bene, gli immigrati per ora non mi servono, tanto arrivano coi mercantili. Continuo con i progetti casuali. Teatro dell'opera? Ah, è anche torre di guardia, fantastico. Ma mi sa che c'è bisogno di più. Vediamo un po'. Ah, ok. Non posso fare niente. Guerra fredda, guerre mondiali, tempi moderni, bla bla bla. D'accordo. Forse un'altra piantagione di zucchero? Nah. Non so se è la cosa migliore. Però una cosa voglio farla. Secondo me questo aiuterà. Ok. Bene così. Un altro dormitorio? Perché secondo me... Non lo so, cioè... Mi lascia sempre in dubbio questa cosa. Vabbè, comunque sia. Male non può fare, dai, in fondo i soldi ce li ho, eccetera, eccetera. Allora, la rotta commerciale con la corona come procede... Ah, ok, che cosa ho trovato? Assegni familiari fatta? Ok. Aspetta, ma... Cosa... è qualcosa che non mi sconfinfera tantissimo. Vabbè, vedremo. La corruzione è tale, governatore, che dobbiamo pagare in mazzette per sapere quanto pagare in mazzette. D'accordo, questo ormai, sì, periodicamente arriva. D'accordo, allora, produzione mais, la rotta commerciale con la... Fatemela ricontrollare, non lo so, ragazzi, c'ho un po' di ansia per questa cosa. 2201, va bene, ci siamo quasi. Adesso, vediamo, industria, o cibo e risorse, miniera, oro, benissimo. Ok, mi sa che dovremo fare un dormitorio qua. Ah, che cavolo! No, ok, bene. Perfetto, vai. Sì, comunque decisamente un dormitorio qui. E possibilmente anche un po' di intrattenimento, tipo una taverna qui, secondo me è la cosa giusta da fare. Va bene, e una piantagione di cocco, che va fatta invece, cibo e risorse, piantagione di cocco, ok. Qui è ottima. Vabbè, facciamola qui, va che... Anche abbastanza... Ah no, qui ancora meglio sarebbe, va bene, dai, su, stop, facciamola qui. Meglio pensarla un po' meglio, sì. Mettiamola così. Spero di aver azzeccato un po' l'orientamento. Stessa cosa. Vediamo se ho azzeccato. La nostra rivoluzione è ancora un po' in sordina, ma... Va bene. Ok, altro progetto casuale, va benissimo. Miniera d'oro la stanno costruendo? Sì, che la stanno costruendo, ma costruiscono tutto quanto. Oh, grande! Fatto. Ah, questo non è stato tradotto, Thread Root Log. Va bene, comunque sia, è andata. Beh, hai fatto la cosa giusta, che è qualsiasi cosa la corona dica. Vuoi del latte nel tè? Non sediamoci sugli allori, anche perché, come si dice, il governatore d'oggi è lo schiavo di domani. Ah, che buffo! A pensarci scommetto che chi ti ha preceduto sarebbe felice di fare lo schiavo adesso. Estensione del mandato, effettivamente... Ma preferisco fare questo, perché comunque i soldi non mi mancano, va bene così. Ah, giusto, il covo dei pirati devo fare. Dimenticavo proprio del tutto. Covo dei pirati. Non... Ok. Se... Oppure no, aspetta.
Ah, facciamolo qua, dai. Sì, lo so, deve arrivare la strada, calma. Ah, guarda il ponte. Oh, aspetta. Oh, che diavolo. Su, dai, fatemi fare... lo so, allora, è brutto, però, cioè, preferisco in maniera un pochettino schematica, va. Quant'è? 2000? No, vabbè, dai, questo magari evitiamo. Allora, la miniera d'oro ce l'abbiamo. Adesso sto costruendo pure il dormitorio, va benissimo così. E il lavoratore adesso sta andando a costruire qua giù. Va benissimo. Qui continua a mancare... La materia prima. Io quasi quasi faccio un'altra piantagione di zucchero. Che diavolo me ne frega. Guarda. Proprio qui cioè, sembra fatta apposta per la miseria. O no? Che cavolo. Fantastico, vai. Corruzione stale, governatore, che dobbiamo pagare in Di nuovo. Governatore, ho spremuto tutto ciò che potevo dai miei ex amici delle noci del coco. E c'è ancora molto che posso fare per te. Grazie al mio aiuto diventerai tutto ciò che meriti di essere, molto di più. Quando di più non saprai, quanto di più non saprei dire. Ma vedi quando strizzo l'occhio? È la prova che tu hai grandi idee e che io ti aiuterò a metterle in pratica. D'accordo. Perché sprechi tempo qui? Ci sono solo noci di cocco. E io odio le noci di cocco. Vili, pelose, sfuggenti. Io sono qui per colpa delle noci di cocco. Dopo anni di lecchinaggio arrivo alla corte del re. Mi servono un canapè al cocco. La faccia mi si è gonfiata come un'anguria. Cerca di tenere quella roba lontano dalla mia persona. Ci siamo capiti? I consiglieri della corona hanno richiesto l'inventario delle risorse dell'isola. Dopo la costosa operazione, ora sappiamo che hai molti alberi. Per dirlo chiaramente, molti di quegli alberi mi sembrano delle palme. Dovresti abbatterle tutte prima che producano le loro dannate noci di cocco. Tutte. Missione facoltativa? Vabbè, area di disboscamento. Taglia gli alberi vicini per produrre legname, inquina poco. Allora, dov'è che ci sono tanti alberi? Da questa parte? Allora, facciamola qui, va. Qui ha senso. Ma i dormitori non sono lontanissimi, dai. Oddio, anche se... Vabbè. È bello avere delle scelte, vero? Scelte come continuare a fare il governo. Ah, vabbè, altra richiesta... Sì, rotta commerciale con la corona. Siamo sempre con... Allora, che cosa... Ci dà dei buoni vantaggi. Sempre il rum, vero? È vero, perché la rotta commerciale termina. Ok, va bene. Quindi la devo rinnovare. Rum. Facciamo 900. Va bene, dai. Tanto lo posso fare. Produci il mais, area di disboscamento, covo dei pirati, lo stanno costruendo. Beh, sto facendo tutto, in buona sostanza. Qui le cose vengono prodotte... Come la strada? Di che diavolo stai parlando? Davvero? Ma porca miseria. Vabbè, ok. Fatto. Non me ne ero accorto proprio per niente. L'oro che stanno producendo, dove va a finire? Infatti questo, cioè lo stoccaggio delle risorse, mi lascia un pochettino perplesso. Vabbè. Amen. A quanto pare l'oro non si trova. La corona però non è adirata, governatore. È semplicemente delusa. Abbiamo bisogno di denaro. Che ne dici della pesca? Questa è un'isola, quindi dovrebbe esserci un mare tutto attorno, giusto? Io dico di saccheggiare le profondità marine in cerca dei guizzanti tesori di Poseidone. Dai, sarebbe un peccato non farlo. D'accordo, accetta... Vai, molo dei pescatori. Cibo e risorse, molo dei pescatori... Ah, guarda tu, porca miseria. Vabbè. Va bene così, va bene così.
Perfetto. Quelli sono posti di lavoro. Facciamo un altro dormitorio. Tipo qui. Immagino che dovresti farci qualcosa con tutto quel legname, non credi? Bruciarlo, magari? I falò piacciono a tutti. Va bene. Esportiamo le assi di legname. Allora, industria, segheria. Ok, mi sta bene. Secondo me sarebbe meglio però tentare di fare una strada... dai. Una strada da qui a... non si può, vero? Merda. Speravo io. Ma perché non me la fa fare? Eppure, cioè, questo ponte... no... ah, vabbè, dai. No, non si può. Vabbè, non fa niente, deve fare un giro leggermente più largo. Amen. Ah, giusto, ok. Oh, finalmente è finito. Adesso, ride. Panoramica, covo dei pirati, contrabbando d'oro. Vai. Viva la rivoluzione! Grazie, altro progetto casuale, per ora mi sta bene. Perché comunque il denaro più o meno c'è e... adesso sto per costruire la segheria. No, vabbè, ancora stiamo facendo il capanno dei pescatori. E facciamo anche... c'è una taverna anche qui, dai. Benissimo. Oh, merda. Mi sembrava me... vabbè. No, sì, i miglioramenti non si possono fare. Amen. Va bene così. Fazioni, cose del genere, sti cavoli proprio, vero? Vediamo un po'. Sviluppo urbano. Assegni familiari. Vabbè, dai, si potrebbe pure fare, forse. Oppure no. Ma che diavolo ce ne frega? Per adesso le missioni sono altre. Vabbè, sono i mercantili che arrivano. Ok, va tutto benissimo. Mi sto chiedendo, governatore, il fine giustifica essere malvagi? Ma per l'indipendenza, ogni sacrificio è giustificato. Ok, costruisce una cappella. Governo e finanza, decorazione, meraviglie del mondo, servizi pubblici. Ah, ok, gli edifici religiosi sono tra servizi pubblici. Ma io la cappella ce l'ho. Un'altra? Boh. La faccio su un'altra isola. Ma sì, dai, facciamola qui, amen. Questa già c'è. Visitatori 7 su 8. Vabbè, comunque è abbastanza visitata, mi pare di capire. Ah, l'ufficio per i trasporti, giusto. Ma un altro ancora? A voi, governatore. O dovrei dire arr. C'è ancora molto da imparare sulla pirateria. Volevo dire, sui commerci clandestini. Penultimo, ti ha già trovato un equipaggio agile e un abile vascello, o era il contrario, per spostare quelle casse insignificanti, ma pesanti, in un luogo sicuro, fuori dalla portata di predoni e scansafatiche. Siamo gente che lavora sodo e non ozio dal mattino alla sera. Dico bene, presidente? Ok, consegna oro. Presso covo dei pirati? Vabbè, ma che devo fare? Ma è una cosa che devo fare io, oppure... allora... secondo me è bene fare... l'ufficio per i trasporti qui. Ce n'è già uno qua, però vabbè. E allora a sto punto forse è il caso di fare un ufficio per i trasporti anche qui? O è troppo? Vabbè, nel dubbio. Allora, poi, il commercio. Ah, sì. Ah. 2% oltre la norma. Ah, aspetta, questa è l'importazione. Perché...
Ma le assi non... Dove le esporto le assi? Non c'è. Giusto? Boh, non lo so, l'esportazione delle assi al momento non me la dà nel commercio. O sto sbagliando io? Non sembra esserci. Tanto questi sono i contrabbandieri. No, non c'è. Offerte rotte commerciali non ci sono proprio. Vabbè, questa per il rum è ancora attiva. La cappella la stanno costruendo. Sto facendo più o meno tutto, giusto? Inizio missione. Carico d'oro. Ah, 84 su 100. Lo stanno consegnando. Ok, bene. Ah, lo vedevo anche qui, mannaggia me. A posto, fatto. La nostra rivoluzione è ancora un po' in sordina. Va bene, tieni il progetto casuale. Che cosa c'è? Qua? Qualcosa di nuovo? Ah, giusto, non ho più rotte commerciali attive, quindi... Rum, con la corona. Ancora, va bene, 900. Vai, bam. Ok. Bel lavoro davvero. Il molo sta praticamente sprofondando sotto il peso di quei bei pesci scivolosi e umidi. Questa non è la vita che sognavo, in tutta sincerità. Rum, pesce, noci di cocco, per non parlare di quanto sono grossi i ragni qui. Ieri mi sono seduto sopra una di quelle bestiacce pensando che fosse una sedia. Ci siamo rimasti male entrambi. Oh beh, ma ora pensiamo al futuro. Non lo so, dove si vede la durata del mio mandato però? La durata totale? Vabbè, estendiamo ancora il mandato, però... Il palazzo è più bello di questo posto. Ma... Ah, il presidente è qui, ok. Va bene, ok, ha senso. Cosa ho fatto? Perfetto, perfetto, vabbè, ve ne sto completando tante belle cosette. Come, esporta assi? Ma con cosa? Che diavolo... Stanno facendo in automatico. Ah, ok. Il popolo ha una richiesta segreta per motivi di sicurezza. Solo io so di cosa si tratta, oltre a diverse decine di combattenti per la ribeltà. Per la libertà. E alle tue spie, in effetti. Ah, no, vabbè, sì, sempre la stessa cosa. Ok, pensavo fosse una cosa diversa. Allora, mi sono ricordato. Allora, ammesso che sia così e che me la ricordi bene. Ok? Praticamente l'esportazione, quando ho delle cose in più, avviene automaticamente. Ok? Però, se ho degli accordi commerciali, ne ricavo di più. Impiegato dei miei... I lavoratori di miniere e edifici industriali fanno i doppi turni finché... Intanto che questo editto è attivo? Aumenta il costo di mantenimento dei porti per i trasporti, porti turistici e dei porti del 50%. Imbarcazioni, mercantili, navi da corsiera e navi da trasporto sono più veloci del 5%. Ah, vabbè, ma questi sono elementi di ricerca, vabbè. Senti, facciamo tutto quanto, basta. Bam. Tanta ricerca, non sono editti. Sviluppo urbano, però lo faccio. Anni dormir sotto las estrellas e stringersi per riscaldarsi la noce nelle loro baracche fatiscenti, sarebbe il caso di considerare progetti a lungo termine per gli alloggi. Con un fondo per... Va bene, dai, facciamo sviluppo urbano. Sì, ho speso un po' di soldini effettivamente, però dai, ho delle esportazioni. Viva abbastanza fighe. Vai col progetto casuale di nuovo. Aspetta, ma mi sa che non ce li ho più. Allora a sto punto prendevo i soldi o gli immigrati rivoluzionari. Allora, qui c'è della gente che... Il dormitorio è pieno. Ok, porca miseria. Residenziale. Ne serve un altro, come minimo. Non pensavo che avremmo fatto un ritorno a Tropico. Tutto in perfetto ordine e sicurezza, capitano. Nessuna lamentela. Ti faremo un fragoroso applauso, ma ti dovrai accontentare del flebile suono di un applauso o una mano. Governatore, tu estrai oro per la causa e al mio rispetto. Però che sia chiaro,
È un rispetto che deve restare segreto. Il morale del popolo è migliorato. In passato non abbiamo mai avuto dell'oro, né del morale, se è per questo. Ora sempre più persone passano dalla nostra parte, più o meno. I nostri esperti del libero commercio invece se la cavano a meraviglia. Ok. Tu hai salvato la mia misera vita. Ora lascia che ti mostri il mio valore. Penultimo è sveglio e astuto. Penultimo sa riconoscere la mano che gli dà da mangiare. Ah, grazie ai pirati e al mio al tuo genio, governatore, possiamo contare su una remunerativa rotta per l'esportazione dell'oro nascosto in noci di cocco. Lord Windham è una persona sospettosa, ma odia il cocco. È il posto migliore per nascondere il prezioso metallo. Queste noci di cocco dorate ti forniranno i fondi per finanziare la campagna per l'indipendenza. Ok, fighissimo. Allora, modalità protocollo segreto. Ok. Grazie. Dicevo, protocollo segreto, sì, vai, bam. Contrabbandieri, rotta commerciale. Il protocollo è quello delle... Aspetta, nessun raid in corso? Beh, a sto punto... Noci di cocco, zucchero e lana? Oh, posso fare il colpo? Ok. O posso salvare quelli istruiti? Ah, non posso farlo più. Ah, il colpo è già stato completato. Ok, vai, bottino. Banane, pelli, ferro, va bene così. Adesso, commercio, contrabbando. Dove sta? Noce d'oro. Vai. Perfetto. 150 noci d'oro. E il fine giustifica essere malvagi? Ma per l'indipendenza ogni sacrificio è giustificato. Ok, devo costruire un quotidiano. Facciamolo intanto. Aspetta, media istruzione, quotidiano. Qua sì, direi che è una buona cosa. Qui accanto alla cappella, va benissimo. Va bene ragazzi, allora io direi che per adesso può andare bene anche così. Effettivamente abbiamo fatto molto e tanto altro faremo nel futuro. D'accordo ragazzi? Quindi io direi che per questa prima puntata vera della serie, cioè in cui stiamo facendo le vere missioni di Tropico, è tutto. D'accordo ragazzi? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. E nel mentre mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist completa con tutti quanti i video della serie di Tropico 6. D'accordo ragazzi? A presto!